Days like these last with one another, with the feeling. Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video, vi accolgo spiaggiata sul divano. Per me è lunedì mattina e il divano me lo sono proprio meritata adesso una mezz'oretta, perché stamattina sono riuscita a fare un sacco di cose. Per prima cosa ho dato una bella sistemata a casa, mi sono pulita il bagno, ho fatto andare il robottino per lavare anche il pavimento, perché ultimamente lo sto usando molto di più. Quando il pavimento comunque è abbastanza pulito, lo faccio comunque andare a lavare, così mi toglie anche magari se c'è qualche macchiolina. Infatti ieri sera abbiamo mangiato la pizza, Mattias ne aveva fatto cadere un pezzetto e c'era una macchiolina lì sotto al tavolo e l'ha tolta perfettamente, quindi oltre che per aspirare ultimamente lo sto usando giusto per dare anche una lavata veloce al pavimento. Lo faccio partire o alla sera o al mattino e il pavimento resta sempre tutto bello, bello pulito. Poi stamattina, oltre ad aver sistemato casa, mi sono rifatta anche le unghie, le ho fatte rosse col puntino nero, questa è una mano e questa è l'altra, anche se mi sono già un po' pentita perché ultimamente non riesco a vedermi quei colori sulle unghie. Uso sempre o il beige o il rosino, quindi colori molto, molto nude, perché i colori mi stufano subito. Però stamattina volevo cambiare, ho detto mi do una botta di vita, però subito dopo averlo fatto mi sono già pentita. Però adesso le terrò così per un po' di settimane, poi quando si rovina lo tolgo e le rifarò nude. Magari cerco di ordinare qualche nuovo colore, magari qualche marroncino, giusto da cambiare un po' le tonalità, però ormai riesco a farle solo in quel modo, riesco a vedermi solo in quel modo. Boh, mi sembrano più curate le unghie. Mattias è a scuola, io devo fare ancora un bel po' di cosine perché è appena finita un'altra asciugatrice, perché una, non so se ve l'ho detto, l'avevo svuotata stamattina perché ho lavato tutta la copertura del divano. Di solito lunedì lo faccio sempre perché comunque il weekend con Mattias magari mangia qualcosina qua sul divano e lo sporca, e quindi lunedì gli do una bella lavata così si toglie anche se c'è della polvere eccetera. Adesso ho finito, quindi dopo vado a foderare il divano e in più devo stirare l'asciugatrice che ho svuotato stamattina. Però adesso pensavo di riposarmi un po', poi di mangiare perché tanto ho gli avanzi di pizza di ieri, quindi mi scaldo quelli e mangio quelli, poi di stirare e poi vediamo come si evolve la giornata. Non so se magari oggi vado in giù a trovare mia mamma perché è al giorno di riposo, magari quando torna Mattias, o se siamo a casa vedo Mattias quando torna com'è, perché anche lui era leggermente raffreddato, anche se rispetto a venerdì stava meglio. Però dava qualche colpetto di tosse, però al momento le maestre non mi hanno chiamato, quindi vuol dire che sta bene, insomma. E nulla, io adesso mi riposo ancora un pochino e poi comincio a fare un po' delle mie cosine. Tra l'altro, dopo vi lascio in pace, promesso, perché sto facendo un pippone eterno, quando indosso queste tute qua mi chiedete sempre, scusate ma ho prurito al naso, mi chiedete sempre sia qua su YouTube sia su Instagram dove le ho prese. Allora, io le ho prese su un sito che ho conosciuto su Instagram che si chiama Formentera Object, magari se mi ricordo vi lascio qui sotto il link. Ce le ho da un anno abbondante, sempre lavate, messe in asciugatrice, sono sempre, sempre perfette, e non le avevo pagate neanche tanto perché mi pare che le avevo pagate intorno ai 30 euro, sia questa sia quella di sopra con tutte le paillette. Non so se c'è ancora disponibile questo colore, ho visto che ce n'erano delle altre tipo nere, però fate sempre così, diciamo, di questo tessuto scamosciato. E sono belle calde, belle comode e sono comunque anche carine per uscire perché non sembrano neanche delle tute. Quindi le ho prese lì, visto che me lo chiedete sempre, mi dimentico sempre di dirvelo. Nulla, io ho già fatto un pippone di 4 minuti, adesso vado a fare niente, cioè mi riposo ancora un po' e poi vado a fare le altre cose e a mangiare. Thank you.
Allora, come avete visto, oggi ho mandato sul divano. Ogni tanto quando sono da sola mi piace farlo. Scusate. E stavo guardando la TV e ho visto adesso di quello che è successo al sud. Ho visto delle immagini veramente assurde, quindi mi sono un po' preoccupata. Voi che mi seguite dal sud, fatemi comunque sapere come state. Ho visto anche che è previsto purtroppo anche nelle prossime ore maltempo, ma incrocio le dita che non faccia danni, perché comunque il tempo è una cosa imprevedibile, soprattutto indomabile. Quando succedono queste cose, purtroppo c'è poco da fare, arrivano all'improvviso e non c'è molto da fare, perché hanno una furia pazzesca. Quindi ci tenevo, insomma, fatemi sapere come state, perché comunque ci tengo. Ho visto che la maggior parte dei danni sono stati fatti in Sicilia e in Calabria. Ci sono un attimo rimasta, perché una di voi ieri mi aveva scritto su Instagram che abita in Sicilia. Mi ha detto che c'era brutto tempo, che faceva paura, però non pensavo, sono sincera, a questi livelli. Cioè c'era mare e mare di fango, macchine volate in giro di qua e di là, sommerse di fango, cioè veramente immagini bruttissime. Quindi nulla, ci tenevo a chiedervi come state, e spero davvero che nelle prossime ore non faccia danni e che ci siano dei nubi fraggi normali, e non come hanno detto, insomma, le previsioni meteo adesso. Cambiando discorso e passando a cose un po' più sciocche, io, come avete visto, ho mangiato la pizza che ho fatto ieri con la macchina del pane, e ho provato a farla con un po' di farina integrale, perché solitamente io la faccio con la farina integrale, quella che si trova al supermercato e viene buona, però l'altra volta avevo provato a farla completamente di farina integrale con questa che mi ha dato mia suocera. Però questa qua è piena di crusca, quindi è veramente molto integrale, si sente già dal profumo, e quindi la pizza non è lievitata bene e non era granché buona. Invece stavolta l'ho mischiata insieme alla farina 00 e ho fatto 200 grammi di farina 00, 200 grammi di farina Manitoba e 270 grammi di farina questa qua integrale. E devo dire che era buona, ha lievitato anche bene, perché ieri avevo paura che non lievitasse come l'altra volta. Allora, l'ho tolta, l'ho impastata già al mattino, l'ho tolta dalla macchina del pane, l'ho messa in una ciotola e poi l'ho fatta lievitare in forno fino alla sera, tipo da mezzogiorno fino alle 6, quando l'ho stesa. E dopo averla stesa l'ho lasciata ancora una mezz'oretta in forno a lievitare, poi l'ho farcita e infornata, ed è venuta super leggera e super super buona. Quindi magari anche la prossima volta cercherò di usare la farina questa qua. E con questa farina ieri ho fatto anche un altro esperimento, ma non vi ho girato la ricetta, perché ieri comunque ce la siamo presi con calma in famiglia. Infatti la mattina abbiamo fatto un po' di cose, soprattutto io ho fatto da mangiare, e poi il pomeriggio siamo stati qua sul divano a guardare la TV tutti insieme, quindi non ho registrato nulla. Comunque vi stavo dicendo che ho provato a fare i maccheroni al ferretto. Da noi in Calabria, noi nel nostro paese li chiamiamo filatierdi, è una pasta tipica della Calabria, e invece di farla con la farina normale l'ho fatta con la farina integrale, anche quella è venuta super 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 buona. Magari la prossima volta vi giro la ricetta, anche perché l'ho impastata ovviamente nella macchina del pane, perché magari a volte non vi faccio vedere, però io la utilizzo tantissimo. Non ve la faccio vedere perché comunque non tutti la hanno, e magari può risultare noioso vedere me che la uso e voi non potete rifare le ricette, anche se comunque tutte le ricette che io faccio nel bimbi, nella macchina del pane, eccetera, possono essere fatte tranquillamente a mano o col frullatore, insomma. E quindi ho provato anche con quelli ed erano buoni. Non li ho però conditi in modo tradizionale, perché da noi in Calabria si fanno col sugo di fagioli bianchi, però siccome io non avevo fagioli bianchi e volevo fare una cosa veloce, ho scongelato il pesto, l'ho fatti col pesto, però erano davvero buoni lo stesso. Nulla, io adesso mi bevo un caffè e dopo vado a finire veramente di fare le cose, quindi stiro e rivesto il divano e noi ci ritorniamo dopo. Allora, divano sistemato, di qua ho stirato tutto, adesso vado a mettere a posto, quindi direi che anche per oggi ho fatto tutto quello che dovevo fare. Allora, visto che ho finito tutto, adesso volevo andare a preparare per merenda con la macchina del pane un plum cake allo yogurt,
e volevo provare a farlo con questo yogurt e muffin, e magari aggiungo qualche goccina di cioccolato. Io recupero la macchina del pane e lo facciamo insieme. È una ricetta che ho trovato su Facebook, perché sono iscritta a un gruppo dove mettono le ricette per la macchina del pane Lidl. Ovviamente io la modificherò, io non seguo mai le ricette passo passo, e la faremo insieme sperando che venga buono. Allora, mi sono preparata qua la macchina del pane, vado ad aggiungere come prima cosa un vasetto di yogurt, questo qua è da 150 grammi. Poi in una ciotolina vado a rompere tre uova e vado a sbatterle. Una volta sbattute le aggiungo nella macchina del pane. Adesso vado ad aggiungere 100 g di burro. Se non volete mettere il burro potete mettere 100 g di olio di semi. Poi vado ad aggiungere una bustina di vanillina, 300 g di farina, e 250 g di zucchero. Infine vado ad aggiungere una bustina di lievito per dolci. A questo punto prendo il cestello, vado a metterlo nella macchina del pane e faccio partire il programma per i dolci. Allora, seleziono il programma torta, che è il numero 10. Stavo un attimo controllando il peso, facendo la somma degli ingredienti mi viene 1,1 kg, quindi lascio 1,250 crosta media e la faccio partire. Allora, mentre lei continua ad andare, io non ci ho pensato, però ve lo dico perché ho visto che adesso non si amalgamava bene, quindi mi sono aiutata con la spatola, è meglio scioglierlo il burro, non so perché non mi è venuto in mente. Comunque voi quando la rifate sciogliete il burro, magari provo a scrivervelo sotto la ricetta mentre la sto facendo, quando edito il video, se mi ricordo. Perché io adesso ho fatto con la spatola perché ho visto che faceva fatica ad amalgamarsi, anche perché l'ho preso proprio dal frigo. Però tutto sommato si sta amalgamando, però l'ho spezzettato un pochino con la spatolina in silicone. Non so neanche se mi sentite, perché ovviamente la macchina del pane fa un casino. E vado a finire di sistemare qua, così poi quando arriva Giambi abbiamo la merenda. E dopo vado ad aggiungere anche le goccine di cioccolato, ma poi vi faccio vedere. Allora, adesso non so se mette a fuoco, ok, è a 1,25, ha suonato con la scritta RMV per rimuovere i due ganci, quindi adesso io vado a toglierli semplicemente con una pinza di quelle che si usano per cucinare. Allora, ho tolto i ganci, adesso vado ad aggiungere anche le gocce di cioccolato che ho messo in freezer e poi la faccio ripartire. Allora, il plum cake è pronto, ci voleva 1 ora e 40, adesso lo lascio raffreddare un po' e poi vado a metterlo nell'alzatina per torte. Nel frattempo è arrivato Giambi già da un'oretta, abbiamo fatto l'aerosol, ha fatto merenda col budino,
e ha preso lo sciroppo, quindi ha fatto tutte le sue cose e adesso è lì tranquillo sul divano. Vado un pochino lì con lui e poi andiamo a sfornare insieme il pancake. You had me at a low, 'cause where you go is where I go. I don't need nobody else, I got you, and you got me too. You came right out of the blue. I wanna do what you want to. We can leave and run away someday, someday. Abbiamo dappertutto? Non si apre? Provati. C'è anche il robot. Wow. Perché non ho un grande? È perché è un robot. È un robot piccolo. Ah, grande. Solo perché è un robot, perché personaggi. Ma io perché mi apri? Sì, te lo apro. C'è il guidatore qui, il robot che c'è la sua foto. Vedi qui dove va Romeo, ecco Romeo. They were in high school when they met. Things got kinda awkward. Adesso non mai cosa fa, si arrabbia. No, ma no. Vuole guidare, ma si risolve. Guarda, si gira anche lui. La lavora un po'. Ah, perché lì ha un computer, Romeo. The one that she said, write me a love song, 'cause I know you'll make it beautiful. Maybe I'll call you my sweetheart. Promise nobody can steal me away. Then I am yours. Perché si può togliere? Si può togliere e metterlo qui fuori. You looked at her and then he smiled, picked up a pen and paper. Started writing, probably something about her eyes and how they're all shining.
perché ormai è sempre arrabbiato, cattivo. Perché? Ma quanti peccaditi nel giorno tu? Quanti peccati? Andiamo. As he sang, she started to dance. Grabbed his arm and took his hand. He held her close under the moonlight as they kept on dancing. And now they're singing their love song, and they sing it kind of beautiful. Calling each other sweetheart. I promise nobody can get in their way or steal the show. They're in love now, and I wanted you to know. Allora, rieccomi. Noi abbiamo cenato da un po', come avete visto. Stasera ho fatto la pasta con le patate. Non avevo i ditalini, quindi ho usato le farfalline, perché ero convinta di averli, invece li abbiamo finiti, perché Mattia se ne va matto e quindi spesso fa quella pasta lì. Io sono super iper raffreddata ancora, infatti adesso ho proprio il naso tappato. Non vedo l'ora di andarmi a lavare e mettere il pigiama. Nulla, io chiudo qua questo video perché ho registrato tutto il giorno e soprattutto ho chiacchierato un sacco e spero di non annoiarvi. E per non continuare con le chiacchiere direi che lo chiudo qua. E nulla, come sempre spero con la mia semplicità di avervi tenuto compagnia e di avervi dato magari qualche consiglio e qualche spunto utile. Come sempre vi ringrazio per l'immenso affetto, io vi mando un bacione e noi ci vediamo al prossimo video. E anche nuovo ricordo che se vi va potete iscrivervi al canale, attivare la campanella delle notifiche per non perdere i miei prossimi video e lasciare un like se questo video vi è piaciuto. Ciao!